Buongiorno carissime amiche di Country Mami, bentrovate sul mio canale YouTube. Bene, oggi voglio proporvi un tutorial veramente molto carino, sono sicura che vi piacerà tantissimo. 2 anni fa, mi sembra, avevo tra le cose messe qui e là sul mio tavolo un alberello origami che voi avete visto e mi avete chiesto di realizzare. Io ho fatto il video tutorial e vi ho aiutato a realizzarlo. In quel tutorial ho spiegato che non era un progetto originale Country Mami, ma era un alberello origami che avevo visto in giro per il web, l'ho visto in inglese, l'ho visto in spagnolo, l'ho visto in russo e veramente ha avuto un successo strepitoso. Io però avevo avuto l'idea di metterlo poi sullo stecco, di creare con la stoffa, insomma, le cose particolari che voi avete visto e ve l'ho proposto nella mia versione. Bene. Quest'anno voglio proporvi un albero di Natale origami 2.0, nuovo. Nuovo perché si basa sempre sulla tecnica dell'origami, quindi sicuramente sulla carta lo vedrete in giro da qualche parte realizzato con la carta, ma credo che con la stoffa nessuno ancora abbia provato a farlo. Eccolo qui, è molto bello. È secondo me anche più semplice di quello che abbiamo realizzato lo scorso anno. Chiaramente io l'ho realizzato così piccolino, ma potete realizzarlo nelle misure che volete. Adesso poi vi darò tutte le misure e vi aiuterò a farlo. Lo faremo insieme e potremo arricchire il nostro bosco natalizio di altri meravigliosi alberi di Natale. Ok? Quindi venite da questa parte e vi faccio vedere subito come procediamo. Ecco il nostro alberello, io l'ho fatto questa dimensione perché volevo metterlo in questo modo sullo stecco, però state a guardare, questo può essere anche tolto dallo stecco e voi potete utilizzarlo come decorazione per l'albero di Natale o da mettere appeso, insomma, dovunque voi vogliate. Adesso lo appoggiamo da questo lato e vi faccio vedere come procediamo a realizzare. Io ho già realizzato diversi pezzi, vi faccio vedere come si fanno le piegature e faremo insieme l'ultimo pezzo. L'ho realizzato adesso in questa nuance di colore con questa stoffa che mi è piaciuta tantissimo e in questo caso l'ho realizzato da appendere, quindi non andrà sullo stecco, ma se voi volete potete sempre mettercelo sullo stecco perché la parte sottostante rimarrà aperta. Allora, di cosa abbiamo bisogno per realizzare quest'albero? Della nostra squadra per realizzare i quadrati, del tessuto, ok? Della stoffa. C'è stato qualcuno che mi ha chiesto come si fa, come non si fa. Insomma, io non sono molto brava, non ho mai fatto, quindi adesso vi spiego proprio bene. Voi prendete la vostra stoffa, la piegate in due, dritto contro dritto, fate combaciare. La mettete giù, chiaramente sarà più grande di questa, no? Andate a disegnare, dovete fare un quadrato di 13 centimetri. Appoggiate con la vostra penna, vi marcate sulla stoffa il quadrato di 13 centimetri. Questo lo sapete, riporta già i margini di cucitura questa squadra, quindi 13 centimetri significa che voi lo andate a tagliare proprio sulle strisce che avete disegnato, quindi proprio 13 centimetri, perché poi andando a cucire il margine è già considerato. E fate la stessa cosa con l'imbottitura, in questo caso un'imbottitura sottile, questa è come sempre adesiva, quindi poi andate a stirare e si appiccicherà tranquillamente, questo non è stato ancora fatto, ad una delle due stoffe. Quindi andate sotto la macchina per cucire e fate tutto una cucitura dritta, lasciando solo due dita, insomma qualche centimetro di apertura. Ok? Fatto questo, risvoltate le vostre, prima tagliate tutti gli angolini, che così vi si risvolta bene. Lo rigirate completamente, andate a stirare, chiudete bene e fate una ribattitura sotto macchina. Eccola qua. In modo che il vostro quadrato sia tutto rifinito e avrete in questo modo chiuso anche quei 2 centimetri che avevate lasciato di apertura, ok? E questa è l'unità che ci serve per il nostro alberello. Ora, per
realizzare questo alberello, io vi dico, adesso poi vi farò vedere sia sulla stoffa che con la carta come si fa, che avete bisogno di realizzare 5 quadrati. Partite da un quadrato di 13 centimetri di lato. Vi sto dando tutte le misure perché non c'è il cartamodello, sono quadrati. Quindi partite col realizzare un quadrato di 13 centimetri di lato, uno di 15 centimetri, uno di 17, uno di 19 e uno di 21. Sono 5, ma se voi ne volete fare 7, aumentate sempre di 2. Fate di 23, fate di 25, sempre di 2. Di 2 centimetri realizzate un bell'alberone grosso grosso. Se invece vi servono come decorazione per l'albero, io vi consiglio di farle più piccole. Nel caso di quello che ho realizzato, per esempio, qui sullo stecco, sono addirittura 4 i quadrati. Vedete? Perché l'ho fatto nella misura che mi serviva, che era più piccola. Ok. Questo di oggi invece è un po' più grandicello, quindi ha un ultimo quadrato di 21 e sono 5, 13, 15, 17, 19 e 21. Adesso vi faccio vedere, usando la carta, come si fanno le piegature. Voi prendete il vostro bel quadrato, lo piegate in un triangolo, in questo modo. Poi il vostro triangolo lo andate a piegare ancora in un triangolo più piccolo. Poi aprite il vostro triangolo tenendo al centro la piega che avete fatto. A questo punto andate a piegare in questo modo, in modo che le punte vengano più o meno alla stessa altezza, ma non devono essere alla stessa altezza, perché è più bello se sono diverse, dà più movimento all'alberello. Ok? Quindi piegate prima una parte, poi andate a far combaciare l'altra perfettamente sulla piegatura e di conseguenza vi verrà la porzione finita. Ok? Quindi molto molto semplice. Per la stoffa, noi chiaramente abbiamo bisogno del ferro da stiro, perché facciamo il nostro primo triangolo. Col ferro da stiro schiacciamo bene bene. Facciamo il secondo triangolo perché ci serve per ottenere la parte centrale, più che altro proprio la cima, ok? Fatto questo, andiamo a piegare, quindi io lo piego in questo modo qui, partendo dalla punta, andando in giù e facendo andare sopra l'altra parte. Ok? A questo punto me lo fermo con uno spillo e me lo guardo. Mi sta bene? Va bene così? A me va bene così perché vi ho detto, mi piace che abbia un po' di movimento. Cosa faccio allora? Vado a mettere un po' di colla solo nella parte interna, qui in alto. Solo qui. Un pochino di colla a caldo dentro, in questo modo, e chiudo la mia porzione di alberello. Bella questa stoffa, vero? Piace tanto. Ok, la chiudo, aspetto che si chiuda bene. Un po' di colla solo qui. Per quelle più precise che non vogliono usare la colla, è chiaro che vi potete mettere e fate tutto un punto nascosto quassù e vi chiudete col filo in tinta la vostra porzione di alberello. Ok? A questo punto non dobbiamo far altro che infilare l'alberello nella porzione superiore. Ma dove la infiliamo? Qui? No. Perché questa parte ci serve, deve stare avanti, proprio, quindi proprio nell'ultima parte che si viene a creare, quella che fuoriesce, nella punta che fuoriesce, al centro. Andiamo ad infilare il nostro alberello. Decidiamo noi se vogliamo spingerlo tanto tanto dentro, se vogliamo invece lasciarlo più lungo, vogliamo fare una via di mezzo. A me sta bene così, quindi cosa faccio? Vado a mettere un po' di colla qui. E abbasso e spingo e faccio asciugare
giro e metto anche un po' di colla qui. Il mio ombrello sarà ben saldo e non si muoverà, sia che vada sullo stecco, sia che vada appeso. Ok? Eccolo qua. Cosa ho fatto poi? Siccome vi ho detto che questo non voglio metterlo sullo stecco, sono andata a prendere del tessuto effetto legno. Allora, in questo caso dovete tagliare un pezzo da 18 centimetri di lunghezza per 6 centimetri di larghezza. Dritto contro dritto, chiudete il bordo sottostante e quello laterale, lasciate l'apertura sopra perché da questa apertura dovete infilare l'imbottitura e avremo fatto il nostro tronco. Ripeto, 18 centimetri per 6. L'ho cucito a macchina o a mano, sempre come volete. E a questo punto, sempre attraverso l'ultima apertura, lo andremo ad infilare nella misura che vogliamo, ok? Io direi che così sta bene. E anche questa volta mi aiuto con la colla a caldo, in questo modo, e incollo prima il davanti e poi anche il dietro, così sono proprio tranquilla, tranquilla, tranquilla. Ok? Come vi dico sempre, non vi bruciate le mani, che io sono rovinata. Guardate, mi vergogno delle mie mani davvero, però io lavoro tutti i giorni, che devo fare? È così, vi giuro che prima erano più belle. Ve lo giuro. Piano piano le rimetto a posto, farò anche una manicure magari. Ecco qua, il nostro alberello è finito quasi, perché adesso lo dobbiamo abbellire. Lo dobbiamo abbellire qui, come vedete. Ho messo proprio dei piccoli bottoncini a forma di stellina, proprio semplici, semplici così. Questa volta voglio metterci in cima un fiocchetto che ho già preparato, ho fatto proprio il fiocchetto, ci ho incollato un po' di una codina dietro e la vado a mettere qui. In cima, vi ricordate i cerchietti che avevamo utilizzato per fare le collanine, le catenine? Ecco, ci ho messo un po' di colla e l'ho messo su perché se devo metterlo al chiodo mi va bene così, ma se voglio metterlo sull'albero ci passo il filo dentro o quel cosino, insomma, che servevo per l'albero di Natale. E lo appendo, ok? Quindi adesso cosa faccio? Un pochino pochino di colla qui, così, proprio un goccino, e vado a mettere il mio fiocchetto in cima. Eccolo qua. C'è scritto Merry Christmas. Ok? Poi ho preparato questi bottoncini a forma di fiocco di neve e quindi andiamo a posizionarli. Ne metterò uno qui. Direi qui va bene. Poi in base a dove metto il primo, scelgo dove mettere gli altri, così do un po' di armonia. Quindi un altro possiamo metterlo qui. Va bene? Uff, è caduta la colla. Tengo un po' il dito sopra, ma adesso lo tolgo subito. Vedete com'è bello? E poi ne mettiamo un altro qui. Poi dopo togliamo tutti i fili che si sono andati a creare con la colla, che sapete meglio di me che la colla fa questo lavoro qua, ma allo stesso tempo è molto facile da eliminare. Io direi che basta così. Molto semplice e molto elegante. È finita? No, non è finita così. Perché? Perché adesso voglio farvi vedere come scrivere sul nostro pezzetto di legno, sulla nostra tag, va bene? Allora, usiamo innanzitutto una base se no sporchiamo.
Questo vale per le iscrizioni su tutte le tag di qualsiasi forma, perché qualcuna di voi mi ha chiesto, vedendo una delle ghirlande, ma come hai fatto a scrivere? Io non lo so fare, non lo so fare, quindi vi faccio vedere io come faccio. Io non dipingo, non faccio, non sono buona a fare queste cose. Mi faccio proprio il minimo indispensabile, vi faccio vedere il mio minimo indispensabile che risultato dà. Allora, un pennello di quelli che si userebbero da tocco, insomma. Distress Ink, uso questo. Dove lo trovo lì? Credo nelle mercerie, ma anche online. Vado a passarlo sul bordo facendolo andare un po' dentro, ok? In questo modo qua. Do quella sensazione di invecchiato. Deve essere preciso, anzi più non è preciso, più è bello. Ok. Dopodiché uso questo, ma sicuramente voi ne avrete anche altri, non è un problema, quello che avete in casa. Punta sottile è meglio perché così potete sempre correggere il vostro tratto. E vado a scrivere Merry Christmas, scriverò, quindi scusate, mi metto un po' di così perché altrimenti non vedo. E vado così, guardate, Mary, poi facciamo una bella X, come quelle che si facevano una volta sulle schedine. Un dubbio, ma si giocano ancora le schedine? Io non lo so, non amo per niente il calcio. Quindi non lo seguo e non ho idea di come funzioni. Ecco qua, Merry Christmas. Fatta la scritta di base, andiamo a decorarla. Io ci metto un pallino. Se la troviamo sottile, la possiamo ricalcare. In questo caso va bene. Tutti i pallini danno un po' di movimento, vedete, la scritta diventa veramente country. Poi, se voi non la volete fare country e volete scriverci qualche altra cosa, corsivo, elegante, quello sta a voi, chiaramente. Ecco qui, e abbiamo fatto anche la scritta. Per finire con il bianco, invece, vado a fare qualche puntino in questo modo qui. Per creare sempre un po' di movimento. E questa volta abbiamo finito. Adesso io non posso incollarlo perché non è asciutto il bianco e si potrebbe sporcare, ma andrò a metterlo qui sotto. Anzi, lo incollo lo stesso, poi stiamo attenti, attenti. Via. Mettiamo un po' di colla. Questa colla quanto ci aiuta, eh? Lo metto un po' sbilenco perché a me piace sbilenco, non mi piace dritto. Ecco qui, e il nostro lavoro è finito. Guardate quanto è bello questo alberello di Natale. Albero di Natale origami 2.0. Originale. Mi piace? Benissimo, ci vediamo dall'altra parte. Ecco qua i nostri alberelli di Natale origami 2.0. Sono bellissimi e li abbiamo realizzati veramente con una tecnica semplicissima perché ci sono soltanto tre piegature
Semplici, semplici, ma l'effetto è garantito. Quindi di nuovo un alberello origami, ma un alberello origami nuovo, diverso da quello dell'altra volta e che potete coniugare insomma come volete, sullo stecco, da mettere a peso, grande, piccolo, potete farci un bosco, potete fare veramente quello che volete. Sono bellissimi, io lo adoro, li adoro, sono eleganti, sono belli e faranno un figurone nelle vostre case. Lo tengo ben fermo perché è ancora, come sapete, il colore non si è ancora totalmente asciugato, ma è veramente bello. Ma poi questo, voglio dire, se lo fate in un colore come ho fatto io, ma chi dice che dovete tenerlo solo a Natale? Lo potete tenere quando volete. Se vi dà gioia, fate. Io sono molto libera in questo senso. Se uno non fa del male a nessuno, a casa sua vuole tenere quello che ne pare, ma lo faccia, ma proprio tranquillamente. Allora, vi ricordo tutte le misure: 5 quadrati, uno da 13 centimetri, uno da 15 centimetri, uno da 17 centimetri, uno da 19 centimetri e uno da 21 centimetri. Per la base sotto, 18 centimetri per 6. Fate il tronchetto e avete realizzato il vostro albero. Questo ne ha uno in meno, quello sullo stecco ne ha uno in meno, questo ne ha uno in più. Bene. E con questo ho finito, vi saluto, fatemi vedere tanti 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 alberelli e poi prossimamente cercherò con altri tutorial a rispondere ad altre domande di quelle che voi mi state ponendo sotto i video, ok? Mi raccomando, tanti like, mi raccomando, fatemi pubblicità. Io non vendo niente, è gratuito, quindi non è che vi chiedo soldi, anche l'iscrizione al canale è gratuita, però mi aiutate perché io non ho un negozio, tutti i materiali li compro, ok? Va bene, vi saluto, un abbraccio a tutte voi e ci rivediamo presto con un nuovo tutorial. Ciao!